Ok. Libera i piedi, mani indietro. Le ginocchia cadono da un lato, la testa ruota dall'altro lato, una bella gratta. E torno. Cambia. Vai. E torno. Buonissimo. Inspiro, vai. C'è tutto il tempo. Vivi il movimento. Facciamo dei cerchi con il bacino è vicino vicino al pavimento, passi vicino ai talloni, poi vai vicino alle mani, cambia il giro, il bacino sempre struscia bene, piano mi fermo al centro, di nuovo uguale, torna al centro, senti il centro per un attimo. Non solo muoverti, senti il movimento. In. S. Cerchi, bassi, bassi, bassi. Struscia con le natiche sul pavimento. Dopo le alzeremo bene. Cambia il giro. Senti proprio il sedere che striscia. Come una biscia. Grande il cerchio. E al centro, mano su. Mano tocca l'altra mano. Mano su. Espiro, torna al centro. In. La qualità del movimento, non solo fare. Adesso dei cerchi verso il cielo, adesso vieni bene su. Lenti. Come un orologio, passa per tutte le ore. Cambia il giro, lento e ampio. Fermati al centro, mano su. In. Butta bene il respiro dentro il movimento. Il cielo, in, apri bene il petto, spalanca il cuore, adesso natiche, vai bene su, lento, verso il cielo, cerchio enorme. Cambia il giro. Piano mi fermo, buono. Mani sulle ginocchia, piega. Questa roba è tozzissima, eh? Dio mio. Vabbè. Inspiro, estendi bene la colonna. Estendi la colonna, va bene sugli ischi, se vai bene sul sacro, in, una manina alla volta, su, in. Tempo. In.
due mani su. Inizia ad attivare bene l'addome. In. Cerca bene gli ischi. Vai bene sull'osso sacro. In. Gioia, in, scendi, ma devi essere sicuro di poter tornare su con tanta facilità. Piano resta giù, 32, piccoli veloci. Mi fermo lì, attiva bene l'addome, 32, sbatti i piedi, sbatti bene i piedi in giù, sbatti, sbatti, sì, e sbatti i piedi, in, es, in, che non ti apri, es, spine twist, in, es, non muovere le braccia, in, muovi il tronco, esatto, es, in, es, in, es, in, es, twist, in, es, in, solleva i piedini, 32 con le braccia, sì, solo con le braccia, tutto fermo, sì, manca il sorriso, manca il 99% del lavoro, sì, in, fermo lì, sbattiamo mani e piedi assieme, sì, tutto il resto è fermo, solo mani e piedi, sbatti, sbatti, sì, bisogna sorridere nelle difficoltà, tutti i piedi assieme, la continuità tra le braccia, in, es, in, es, in, es, twist, es, in, rimani qui, attiva bene tutto, solleva i piedi, talloni uniti, sbattiamo i talloni come le foche. Sbatti, sbatti i talloni, noi malleoli, talloni. Talloni, talloni.
giorno stavo. Resta con noi. Immagina un manico di scopa dietro la schiena, perciò non muovere le braccia. Twist. Solleva, battiamo le mani e i piedi. Più fatica facciamo, più dobbiamo sorridere. Dondola, dondola. Piano, vieni su. Apri un attimo le gambe. Mettiamo qui, facciamo un bel twist. Allora, facciamo prima tutto questo, che non è un twist, che è solo questo, un movimento di spalle. Facciamo, sì, senza, così, proprio, questo è un movimento del vigile, no? Il tronco sta fermo e muove le braccia. Ecco, il twist è, resta con le braccia lì, immagina avere un manico di scopa dietro la schiena, metti le mani qua, immagina avere, e non fare più questo movimento di spalle, è il tronco che ruota. Ruota bene col tronco? Ecco, perfetto, e torno. E poi dall'altro lato. Perciò non puoi ruotare tanto. Se vedi che la mano va fin qua, vuol dire che è la spalla che sta facendo. Ok? E piano piano. Questo per la prossima volta. E lascio. Appoggiamo i piedi. Cammino un po' avanti. Arrotonda la schiena, andiamo giù. Due mani dietro il collo. Dietro il collo, non dietro l'occipite, non sul cranio, proprio dietro il collo. Le mani proteggono il collo. E piano lentamente vengo su. Un funky... L'afro funk, vai su, giù, lento, su, giù, fuori l'aria, stacca un po' le spalle, non pensare a sollevare la testa, pensa a staccare le scapole, lascia la testa appoggiata nelle tue mani, respira. Continua. Mettiamo un po' la velocità. Senti l'addome che inizia a lavorare. Schiaccia bene giù la schiena. Butta fuori l'aria quando sali. Continua. Viene su, senti questa continuità tra la testa che si alza, le spalle che si sollevano e il ginocchio che sale.
lascia la testa su, attiva bene l'addome, schiaccia giù la bene la bassa schiena, veniamo su con due ginocchia assieme, su, giù, buono, su, il collo è nelle tue mani. Controlla bene la salita, controlla benissimo la discesa, non lasciar cadere giù le gambe. Resta su con le gambe, movimento lento, solo una gamba, eh. Cambio gamba, resta qui, le ginocchia restano lì, solo testa, sale e scende. Buono. Respira. Tieni i gomiti aperti. Sostieni bene il collo. Resta su, movimento lento, due gambe verso il cielo, apri verso fuori, lento, lento, chiudi verso l'alto, piega le ginocchia, resta qui, appoggia la testa, libera le mani. Appoggia bene le tue scapole, le ginocchia solo si aprono lateralmente, apri, chiudi, apri, chiudi, apri. Lavorano gli adduttori, l'interno delle cosce, apri bene, chiudi bene, lentamente, non buttare il movimento. Uguale, sono un pochino più veloce. Segui il ritmo della natura. Attiva bene l'addome, schiaccia bene giù la tua schiena. Respira. Resta con le gambe larghe, lì, resta lì, senti il lavoro, mani dietro il collo, resta lì con le gambe, solo testa piano, sali e scendi, solito ritmo. Chiudi anche le ginocchia quando sali, chiudi tutto, apri, chiudi bene, apri, chiudi.
su, resta su, resta su. Stacca le mani, mani sotto le ginocchia. Avvicina un po' la testa alle ginocchia. Le ginocchia alla testa, inizia a rotolare avanti e indietro. Rolling like a ball. Piedi non toccano, testa non tocca. Senti l'equilibrio. E piano ti fermi su. E incrocio le gambe. Come va? Bene. Cammina un po'. Cerca il tuo posto. Miau. Sono qua così ti vedo. Tutto storto qua. Vabbè. Poggiamo bene le mani. Mani ben aperte. Mani forti. Dito medio. Parallelo all'altro dito medio. Perciò non metti le mani come vanno, ma proprio cerca questa. Sì. Questo allineamento. Ok. Arca la schiena, posizione in anti versione di bacino. Curva la schiena, posizione in retro versione di bacino. E poi ci fermiamo con la schiena, in posizione neutra. Una via di mezzo. Okay. Mantieni bene il neutro e facciamo un lavoro sul medio gluteo. Gamba sale, lato, esce, l'altro. Assicurati che la schiena sia in posizione neutra. Non tanto pensare a sollevare le gambe, pensa a mantenere la schiena stabile. Non coda in giù, non coda in su. Continua. C'è tanto da pensare, c'è tanto da sentire. Senti il movimento dentro l'anca. Senti la schiena stabile. Senti il respiro libero. Stessa cosa, solo lo velocizziamo un po'. Basta che segui il ritmo tu. Su, lì, una gamba su, ecco, sistemo bene la schiena, mi assicuro di essere in posizione neutra, 32 piccolissimi movimenti con il ginocchio, piccoli piccoli. Resta, 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 lentissimamente scendi giù. Vieni su con l'altro ginocchio, sistema bene la tua schiena, i movimenti che fermo sono piccoli piccoli, non è tutto uno scuotersi, è solo un piccolo movimento. Resta, 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 resta. Senti proprio il gluteo che si sta scolpendo? E piano lentamente giù. Ci vuole ben altro, dice. Apri un po' le ginocchia. Andiamo giusto un attimo a riposarci. Riflettiamo. I peccati che facciamo. Lascia cadere bene giù i gomiti. Lascia pesare la testa, lascia pesare il bacino.
Rilassa bene le mandibole. E piano vengo, so. Buono. Mi sistemo. Arca la schiena. Posizione sconveniente, arca bene la schiena. Coda in su, testa su, senti tutta la schiena che è arca. Fletti la colonna. Posizione ancora peggiore per la nostra schiena. Posizione neutra. Questa è via di mezzo. Appoggia bene le mani, punta bene i piedi, solleva solo le ginocchia un millimetro, poco poco, mantenendo la schiena in posizione neutra. Su, giù, solo le ginocchia, le stacchi. Stacca le ginocchia mantenendo la schiena in posizione neutra, non contestarne con la schiena. Resta su con le ginocchia, 32 piccolissimi, piccoli piccoli, mantieni bene la schiena neutra. Vieni avanti con la testa e torna con le ginocchia che non toccano. Avanti. Avanti, torna, non riesci ad andare giù il bacino, bacino bene in linea, là. Non facciamo questo, tutto bene in linea, forte, tavola, sì, lì, resto tavola, 32 piccoli balzi sui piedi. Salta, salta, piccoli, resta, torna a piegare le ginocchia, appoggia giù le ginocchia, fate un po' di spazio, allarga le ginocchia e andiamo a appoggiare giù la fronte. Bei respiri, lascia pesare bene giù la testa, lascia cadere bene giù il bacino, piano solleva la testa, bella posizione quadrupedica, arca la schiena, non buono, fletti la schiena, anche peggio, posizione neutra, punta i piedi, i talloni vanno indietro, la testa va avanti, la schiena rimane come una tavola, posizione da piegamento, boom. Ok? E poi facciamo quattro passi indietro con le mani. Passi avanti con le mani. Dai. Come quando esci dal letto, dai. Piega bene le ginocchia, piega le ginocchia quando vieni indietro. Piega, piega le ginocchia quando vai indietro. Piano rimaniamo qui. Lentamente vengo su. Guadagnati la posizione retta. Senti che siamo progettati per stare in piedi. Quanto più semplice stare in piedi, quanto i piedi sono adatti ad accogliere tutto il carico. Renditi consapevole quanto è funzionale per noi stare in piedi. Per la colonna, per le spalle, per le mani, per il collo. Buono. Bel respiro. Piano apriamo gli occhi. Bella
Ginocchio sale, su, giù, cambio ginocchio, su, giù, su, giù, aggiungiamo una cosa, su, ci apriamo. Perfetto. Su. Ti apri. Lì. Inclina il tronco lateralmente, come l'uomo di Vitruvio. Inclina il tronco. Su. Apriti bene, come una stella marina. Un passo avanti. Tutti assieme, boom, vieni con noi, entra nel ritmo, sì, lento, apri, vado e resto. Apri bene le braccia, ginocchio ben allineato, 32, piccolissimi. Resta, spingi col piede, l'altra gamba, affonda bene, resta, senti, ginocchia ben allineate. Tallone sollevato dietro, tallone dietro sollevato, perciò non appoggio il tallone sollevato, il bacino ben allineato, l'addome attivo, mani verso fuori, 32. Resta, senti i sogni che diventano realtà. Spingi con il piede, lì, hop, lì, auto abbracciati, autoconsolati un attimo, occhi chiusi, primo requisito per vivere bene, volersi bene, abbracciati bene. Inspira, apri bene le braccia, in. Cambia l'incrocio delle braccia, prenditi bene le scapole, abbracciati il midollo, autoconsolati, va tutto bene, andrà tutto bene, come va la frase? Finirà tutto bene, andrà tutto bene, banana e vigili a testa. E piano, apri bene, apri, apri come le ali, solleva i talloni, sì. Sì. Abbassa bene le spalle, mani in avanti, sostieni bene qualcosa, piega solo le ginocchia, su, giù. Su. Chi ha
appoggetta, lui paga cena a tutti. È scivolo. Mi scosta la cara. Ah, io. Dai, vediamo chi paga il gelato dopo. Vai, vai. Ci fermiamo a metà, a metà, a metà. 32 piccoli. Non mollare, non mollare. Resto. Inspiro, mani su. Si mi tuffo. Quattro passi. Resta qui. Piega i gomiti vicino alle coste. E su. Sono 4, dai. Resta. Lentamente vai giù. Lento, lento, lento. E poi giù. Oh. Girate da un lato. Solita frase. Dai, dilla tu. Dai. Chi sbaglia paga di là. No. Sei fuori, fuori. Cosa si dice adesso? Nessuno sa. Oh, sempre quello. Ci voleva tanto. Ci voleva tanto. Facciamo giusto anche qua sempre i dorsali e andiamo a casa felici. Come nuovi. Appoggiamo giù la fronte. Muovi un po' il bacino, lasciando la fronte giù, solleviamo tutte e due le gambe, ginocchia distese, su e giù. Lentamente vai giù. Mani lungo il corpo, palmi delle mani verso giù. Spingi con le mani, sono mani che spingono, scapole vicine. Stavolta vi lascia giù i piedi, vieni su con la testa e con le spalle. Su e giù. Su. Spingi bene con le mani. Su, senti le scapole vicine, stacca le mani, stacca anche i piedi, resta lì, vola un attimo,
respira e lentamente vai giù. Muovi un po' il bacino. Ci mettiamo tutti sul fianco destro. Piega il ginocchio sinistro che sta sotto. Piega il ginocchio destro che sta sotto. Prenditi il ginocchio sinistro con la mano sinistra. Sì. Dai, posizione da spiaggia. Resta qui. Spingi un po' il ginocchio verso il petto. Allunga la gamba sinistra. Speriamo che vada da te. Avventure, incontri ravvicinati. Ok, resta qui. E piano facciamo solo salgo e scendo con la gamba. Su. Allineata, distendi anche l'altra gamba, appoggia bene la mano sinistra davanti al petto, così ti dà stabilità. Tutte e due gambe salgono e scendono, poco poco. Su. Medio gluteo, interno coscia, ma soprattutto quadrato dei lombi che lavora. Andiamo con la pancia su, andiamo in posizione supino un attimo, e sdrai, guarda il cielo, due bei respiri, bei respiri profondi, butta fuori tutto. E piano ci mettiamo sul fianco sinistro, giri, ti sistemi, tieni il ginocchio che sta sotto un po' piegato, così ti dà stabilità, allunga bene la gamba destra che sta sopra, prendiamo un attimo il ginocchio destro al petto, stringi un attimo il ginocchio verso la spalla. Allunga bene la gamba destra, piano solo sali e scendi. Su.
anche la gamba che sta sotto, appoggia bene la mano destra davanti allo sterno, davanti al petto, due gambe salgono e scendono assieme, su. Dopo la pancia su, schiena sotto, posizione supina, due ginocchia al petto, stringi un attimo le ginocchia al petto, dondola un po' a destra, un po' a sinistra, dondola, dondola, piano mi fermo, appoggiamo i piedi, distendi le ginocchia, lasciati per un attimo pesare, senti dopo il lavoro fisico quanto è facile rilassare, lascia pesare bene giù i piedi, la testa, e piano con calma ci mettiamo su un fianco e ci mettiamo in posizione seduto. Restiamo un attimo seduti in posizione comoda. Tieni gli occhi chiusi, senti il lavoro che è stato fatto, che hai fatto. Appoggiamo le mani davanti al cuore. E grazie a tutti. Grazie Samuele. Grazie.